casa. Nell'ala nord avevamo al pian terreno le cucine, al primo piano le abitazioni delle donne, della moglie Lucrezia e delle figlie. Giulia sposerà un conte Borromeo, da lì il palazzo sarà denominato Palazzo Borromeo. Borromeo Rese, colui che fece edificare questa dimora, e fu il primo proprietario. Grandissimi ospiti, è per me un grande piacere accogliervi nella mia residenza, una residenza che ho voluto così ampliare, perché già la parte in cui ci troviamo, la cosiddetta ala nord, era stato costruito da Bartolomeo Signori, il mio bisnonno, nel 1500. Quella in cui siete è la sala appunto dei ritratti, e quindi vedete ecco alcuni ritratti, il mio stesso ritratto, il ritratto di mio padre e di mio nonno. E come notate anche lo stesso abito che io porto è proprio l'abito del giureconsulto. Io l'ho voluto proprio fare attraverso la costruzione del palazzo, come si usava nel Medioevo, nelle chiese, affrescarle per spiegare al popolo quello che era il vecchio o il nuovo testamento. Ecco, io attraverso il grande apparato degli affreschi che andrete man mano a visitare in questa serata ho voluto ecco raccontare quello che è il risultato del cercato di raccontare negli affreschi quello che per me è stato le soluzioni migliori, le cose che per me sono state il riferimento. In tal senso mi auguro che anche voi possa aggiungere questo messaggio. L'importante è ecco, che proprio questo palazzo, compreso lo stesso giardino, sia vissuto per vedere e per capire queste, diciamo, l'esperienza della cosa che nel percorso di visita al palazzo è la prima, è questa sala, la prima sala dopo il vestibolo. In questa sala ho voluto ecco, riunire i ritratti della mia famiglia. Questo perché? Per sottolineare l'elemento cardine dell'uomo, che è la famiglia stessa, in cui ci sono i momenti di grande gioia, di piacere, di amore, eccetera, ma nello stesso tempo anche momenti di grande, quindi inaugurarvi una buona visita, vi auguro anche che la lealtà e l'onore non manchino mai nella vostra vita. Buon proseguimento, grazie. Grazie. La bellezza, l'importanza, l'arte all'interno del palazzo era per me una delle cose fondamentali. Il fatto di riscontrare che dopo 3 secoli questo continua è per me una grande gioia, quindi in tal senso è per me un grande piacere. Nel XVIII secolo. Mi sono ritirato nell'appartamento alla mosaica per riflettere su alcuni temi che mi stanno a cuore. D'altronde, proprio questo era il luogo preferito del nonno, del mio ospite e benefattore Carlo Bartolomeo, quando d'estate voleva studiare o conversare con gli amici di argomenti colti. Io devo molto al conte Carlo, fu lui, insieme a suo fratello Giberto, a volermi dottore all'Ambrosiana, quando ero ancora giovanissimo. Ma torno ai motivi del mio appartarmi in questo luogo, su cui ho a lungo dibattuto con i più svariati esponenti della cultura non solo lombarda, e su cui mi sono già espresso in una mia opera pubblicata qualche anno fa, Primi disegni della Repubblica Letteraria d'Italia. Il secondo tema che mi sta altrettanto a cuore è quello della ricerca storica, a cui mi appassionò padre Benedetto Bacchini, che incontrai a Modena quando ero bibliotecario. Perciò la ricostruzione del passato non va fatta soltanto fidandosi delle testimonianze di storici o contemporanei, perché qualcuno potrebbe essere mosso da interessi di parte o anche essere in buona fede, ma interpretare in modo distorto e soggettivo quanto avvenuto. Ma non voglio ulteriormente annoiarvi con le mie considerazioni erudite e vi lascio proseguire la vostra visita. Questi personaggi della mitologia che vogliono farci sempre significarci dei momenti che danno significato di alcuni momenti storici dell'epoca. Gli affreschi hanno sempre un significato, usano dei personaggi della mitologia classica per spiegarci qualcosa, un avvenimento della famiglia, un avvenimento della giovane che rappresenta Giulio Arese, il figlio di Bartolomeo, che si era laureato a 19 anni a Pavia in giurisprudenza, così come si era laureato anche il padre e il nonno.
Alberti, primi del Settecento, e il secondo è il notturno di Chopin, che molti conosceranno. Buon proseguimento, grazie. Nell'anno quinto dell'era fascista, ed è giorno pure caro nelle tradizioni della famiglia nostra, essendo dedicato al glorioso nostro antenato, San Carlo Borromeo. Sarà un lavoro duro, che richiederà sicuramente qualche anno, ma riuscirete a portarlo a termine con l'aiuto del Signore. D'altronde è dal 1762, anno in cui è stato compilato l'ultimo inventario pervenuto, il Baselino, che nessuno si premurava di redigere un elenco dei beni della famiglia. Scusate padre se vi interrompo, ma il vostro amore per questo palazzo è tale e talmente evidente che quasi mi commuove. Le vostre cure, le vostre attenzioni, il desiderio di mantenerlo sempre in vita, di non vederlo deperire, mi sembra vi facciano pensare adesso quasi come a una vostra creatura. È proprio così. Nutro, assieme a vostra madre Teresa, una simpatia speciale per questa villa e palazzo di Cesare. È difficile, infatti, trovare una casa del Seicento che sia arrivata sino al XX secolo pressoché immune da successive sovracostruzioni o sovrapposizioni di stile più moderno. È per questo che noi le vogliamo bene e cerchiamo appunto di conservarla nel limite delle nostre modeste. Ecco, siamo nella sala della monarchia, mentre la sala precedente era la sala del vulcano. L'unico arredo rimasto a palazzo fu questo albero genealogico che era collocato su nella roccia. Purtroppo Giulio muore all'età di 20 anni e alla morte del figlio che cosa fa Bartolomeo, il terzo re? Allora Giulia sposerà il conte regato Borromeo, mentre invece Margherita sposerà un visconte. Oh, che sorpresa! Si è materializzato il fattore di casa Arese, che è posto qui a giudicare chi entra al palazzo. Vengo da Milano, ma non mi fermerò qui a Cesano a lungo. Forse sarebbe bene che faccia partire tutta la mia famiglia sul resto del Lago Maggiore, in modo da metterla al sicuro. Temo che l'imperatore D'Austria non sarà affatto tenero con noi Borromeo e temo soprattutto che dopo queste vicende perderemo tutto quello che abbiamo. Ormai non mi resta che affidarmi ai piemontesi e all'aiuto di Casa Savoia. Italiano 9.
Ravenna sulla scena delle illustri famiglie bolognese. Nelia Grillo e sua nipote Irene. Nonna, ci sono degli ospiti. Oh, grazie Irene. Cari amiche, cari amici, eccomi nella boscareccia grande, dove la natura si mostra in tutta la sua esuberante bellezza, come un libro aperto a mostrarci la grandezza di Dio e la sua benevolenza nel farci dono di queste, tutte queste forme di vita animale, vegetale, minerale. Io ho sempre amato le scienze che di questa realtà si interessano e alcuni chiamano Genova il paradiso delle donne, perché le donne là non sono schiave e soggette all'uomo come in altri luoghi, ad esempio qui in Lombardia, ma non gli piaccio, non gli piaccio, lo so che non gli piaccio, perché secondo lui le scienze non si addicono alle donne, non dovrei accogliere estranei nel mio salotto, potranno cambiare di molto la loro condizione. Però spero che la donna, in un tempo non lontano, possa mostrare le sue qualità e capacità e possa vivere una condizione pari a quella maschile. Tutta la storia della città di Roma, dalle sue origini, che dice Roma è vero la parte della lunga intesa della legge che la presenta di vedere, fino, fino al liceo universato del regno di Sant'Egna. Cara Agnese, prima della festa avrebbe dovuto riposare un po' nella sala neoclassica, fatta affrescare da un suocero, Conte Gilberto V, alcuni anni or sono, quando andava di moda lo stile pompeiano. Il soffitto è così leggero, istoriato com'è di fronte, fiori, animali, mi sarebbe sembrato di essere in giardino, dove ora è troppo buio, ma lì i danni alle campagne e soldataglia austriaca non sono ancora stati riparati. E allora eccoci nella grande sala delle. E io, che ho sempre amato il sommo poeta Dante, ora so per esperienza diretta con quanto dolore ed amarezza scrisse nel suo poema, quanto è duro cade lo scendere e salire per le alte scale. Lo so, nessuno mai ama lasciare il mondo dove ha vissuto lungo e coltivato il bene di fare. La famiglia è profonda, è dura da immaginarsi, ci sentiamo. È vero, anche se la nostra famiglia ha saputo inserirsi molto bene nel regno di Sant'Egna, non poteva che essere così per una famiglia importante ed impegnata politicamente come quella dei Borromini. Mio marito Vitagliano ha stretto per sé una solida amicizia con uno dei massimi artefici dell'unità d'Italia, Camillo Benso, conte di Cavour, e ti assicuro che la stima e l'affetto erano decisi. Cominciamo subito con una danza romantica. Certo.
poi nel Stato. Chi sono questi signori? Sono i nostri ospiti che vogliono conoscere la nostra famiglia e la sua storia. Amabili ospiti, vi accolgo in questo palazzo che mio padre volle lasciarmi alla morte di mio fratello. Il mio consorte ed io, alla terza gravidanza, generammo Carlo, per cui tutti i beni ereditati sono rimasti nella nostra famiglia. Fu anche per questo che, tutti d'accordo, decidemmo di aggiungere al cognome Borromeo anche quello degli Arese. Mio padre ci lasciò eredi, me e mia sorella, di queste proprietà. Mi sento soddisfatta di quello che ho fatto finora e penso che mio padre sarebbe fiero di me. Graditi ospiti, benvenuti. Il dottissimo Presidente Arese lo hanno voluto dedicare a San Pietro Martire, il grande frate domenicano, predicatore, assassinato nella vicina Seveso nell'anno di grazia 1252. Tutto l'oratorio è ornato con le storie sacre dell'Antico Testamento, soccorsi angelici ed eroine bibliche. Soccorsi angelici, Giacobbe che lotta con l'angelo, profeta Elia soccorso di una creatura divina, e Agar col figlio Ismaele cacciati di Abramo nel deserto sono soccorsi da una creatura celeste. Ancora l'angelo che ferma la mano di Abramo impedendo il sacrificio di Isacco, ben descritto nel libro della Genesi, capitolo 22, versetti 1-19. Tutto questo dimostra la grazia e l'amore di nostro Signore Dio a sostegno di noi umane creature. Ora chiedo congedo al Signore e buon proseguimento. Un colloquio tra il conte Carlo IV Borromeo Arese e l'agente amministratore del Palazzo di Cesano Moderno, il signor Bartolomeo Monti. Siamo nell'autunno del 1713 e il conte Amabile. Padrone con il dissimo, a disposizione di Vostra Eccellenza, bentornato a Cesano. Grazie. Avrei molto da raccontarvi e narrarvi. Il soggiorno in quel di Napoli come viceré ha segnato profondamente la mia vita. Sì, certo, ho svolto come servizio ad un Borromeo un incarico molto delicato, affidatomi direttamente dalla corte di Vienna, dall'augustissimo imperatore Carlo. Però le devo confessarvi che mi sono anche molto dilettato in quel di Napoli. Deve sapere che con mia moglie, l'amatissima donna Camilla Barberini, ho dato ordine di ripristinare alcune usanze che erano state soppresse dal mio predecessore, di fare feste sia private nel palazzo vicereale per la corte, ma anche grandi feste pubbliche, a cui partecipava anche tutto il popolo. Eh sì, i napoletani mi amavano tantissimo. Loro hanno un temperamento un po' diverso da noi milanesi, hanno sempre avvezzo a fare feste, balli, e io li ho proprio con gran rinfresco, con tutto il popolo che accorreva e diceva viva il viceré, viva il viceré. Comunque avete avuto modo di fare votazioni di governo, colà. Certamente, Monti. Da militare che sono di formazione, per prima cosa ho cercato di rafforzare le fortezze sul mare, soprattutto quella di Gaeta, che era molto sguarnita. E poi ho deciso di far sistemare e modernare la flotta, così che francesi e spagnoli, che adesso sono alleati contro di noi, contro l'impero, stessero un po' alla larga. Però prima di comunicarci, facciamoci dettare da questa soave melodia. Thank you.
seicentesco Carlo Maria Maggi, considerato padre della letteratura milanese moderna. L'intermezzo che ascolteremo è tratto dalla commedia Consigli di Meneghino e descrive i preparativi a cui viene sottoposta l'attrice Beltramina prima di entrare in scena. Sti sciuri recitan me l'han suonata, perché son venu da fera come in d'una commedia buffonesca, vestita di masera. Mentre l'era medover, due la maggior parte la gele de corona, de presentas vestida de nobildonna. L'età fanno quel che m'han fa dal col in su, che po' di nodi de più. Malliga i cavei, tutti reti, scima del cu, cu pai do punto, per far sta bella tirata alla pelle della fronte. Ma la saggio domani di fil surit, per fanti bisabosa, fino all'oreggia, giò, peta su, arabes galan, peta su con te dragan, salta sui buco scatolin di musc. In pende la buca del verbo l'antunna, visina lui, a l'occh, la va forma de lunetta, per fa la vista un po' furbetta. Peta chi, peta là, su sto povermus, che il duari appari più se bel, cui sui spegash. Oh, pora Beltramina, tu te sei stata menata. In sti stupidato anche a desmentega la parte che gheri de di. Ma questo importa poco. Importa più se che una guivuna tutta la mattina per mettersi in gran parada la desmentega perfina iura siù. Per rievocare questa atmosfera, il gruppo di danza storica, i Moterranti e la Contraddanza vi proporranno alcune danze dell'epoca di Bartolomeo Arezzo, il monumento d'oro di vita di questo palazzo. Abbiamo preparato tre pezzi, il primo italiano, fine del 500, 1583, di Fabrizio Caroso la Sermonetta, e il Dolce Amoroso Fuoco, ed è preceduto da una pavana d'ingresso. Subito dopo vedremo un tourdillon alla francese, un tourdillon, che è un ballo piuttosto movimentato, che è un po' l'inizio di quelle che saranno le gagliarde del 600, quelle che piacevano molto alla regina Elisabetta. Chiuderemo con la prima danza armata di cui si abbia la coreografia, Les Buffons di Toinot Tarbot 1588. È una cosa un po' particolare che è inutile descrivere, la vedete.